Alessandro Bastrini e abbiamo il preparatore atletico Daniele Sorbello. Io comincerei proprio con l'imprevedibilità di questo campionato. Bastrini, che tra l'altro è stimato moltissimo da un nostro opinionista, Alberto Gollini, poi sentiremo anche Vincenzo D'Amico, se permetti, Valerio. Allora, intanto, vi aspettavate questo pareggio del Sassuolo con il Padova? Ma io me l'aspettavo, perché comunque il Padova è una buona squadra, l'ha dimostrato sabati fa contro di noi. Sassuolo è una grande squadra, è un mese che è sempre lì per vincere il campionato e arrivare in Serie A, però la Serie B è un campionato molto difficile, quindi ci sta il pareggio e se la giocheranno tutto sabato, quello vuole. Un aspetto molto importante è sicuramente legato alla preparazione atletica. Daniele Sorbello è il preparatore del Novara. In questa fase dove non si sa bene se si disputeranno i play-off, soprattutto le squadre appaiono un po' stanche, come si prepara una formazione? Che siamo stanchi, parlo in generale di tutte le squadre di Serie B, è un po' normale perché il campionato di Serie B è lungo, stressante, non ci sono partite semplici, quindi ogni domenica è una battaglia. Quindi arrivare alle ultime due partite un po' stanchi credo sia fisiologico. Come si prepara? Niente, si lavora molto sui recuperi e su cercare di non appesantire ulteriormente il giocatore, e penso un aspetto molto fondamentale sia anche l'aspetto psicologico, perché come abbiamo visto anche ieri sera dal Sassuolo, sembra più che siamo bloccati mentalmente che non fisicamente. Comunque quello che poi sarà, noi speriamo di farli con gli off, sinceramente. Ecco, qui intanto vediamo proprio il tipo di preparazione che avete svolto questa mattina. Sì, stamattina appunto avevamo una seduta di scarico proprio per quei giocatori che hanno un pochino più di necessità, sono delle sedute posturali, noi ci crediamo molto, cercare di prevenire piuttosto che curare le eventuali problematiche che possono accadere nel nostro sport, e quindi abbiamo integrato quest'anno la preparazione tradizionale con degli esercizi mirati di Pilates, in cui cerchiamo di appunto preparare l'atleta nel miglior modo possibile da un punto di vista proprio posturale. Sono successe tante cose, magari ci siamo un po' sbloccati mentalmente, che era quello che ci serviva. Siamo partiti non malissimo, poi siamo calati molto anche fisicamente, poi con l'arrivo del mister e del prof sono cambiate un po' di cose, e soprattutto mentalmente ci siamo sbloccati e abbiamo iniziato a giocare da Novara. Stiamo facendo delle grandi cose, come ha detto non è facile scendere dalla Serie A alla Serie B e poi fare un buon campionato. C'è il rammarico che siamo partiti non benissimo, magari adesso potevamo essere anche più in alto, però come ha detto lei stiamo facendo delle grandi cose e speriamo di continuare. Beh, allora intanto volevo dire che anche in Serie B comunque con i turni infrasettimanali abbiamo avuto un periodo in cui abbiamo giocato 5 partite in 15 giorni, e quindi è abbastanza dispendioso e organizzare il lavoro non è facilissimo. In Serie A è ancora peggio perché ci sono le coppe, ci sono le nazionali, allora lì gli staff credo che lavorino molto molto su quello che è l'aspetto di recupero più che di carico, visto proprio che i giocatori sono in giro un po' per il mondo e un po' sia con i rispettivi club che con le nazionali a giocare partite. Noi crediamo molto, io personalmente, ma speriamo, io la ringrazio e lo spero veramente di avere questi problemi qua.